Ok, allora iniziamo adesso la prima lezione di questo corso di tecniche di programmazione. Un nome un po' opaco, non significa molto come il nome del corso, ma spero in questa prima oretta di riuscire a raccontarvi che cosa faremo, no, in questo corso durante queste 10 crediti che abbiamo insieme in questo semestre. Quindi i dati anagrafici, diciamo così, del corso sono riassunti qua, quindi questo è un corso offerto a tutti, quindi obbligatorio per ingegneria gestionale, per corso dell'informazione, sono 10 crediti e come vi ho già scritto nella mail che vi ho mandato venerdì, in tutto il materiale, tutte le informazioni a cui far riferimento sono su questo sito web di cui ho, diciamo così, definito questo indirizzo breve. Tecniche di programmazione, questo sarebbe l'indirizzo lungo, ma nessuno ha voglia di né memorizzarlo né scriverlo. In questo corso ci alterneremo in tre persone. Uno sono io, il primo, Fulvio Corno, che sono diciamo, il titolare di questo corso. Mi aiuteranno in aula e in laboratorio Andrea Marcelli e Alberto Monge. Andrea verrà in aula anche a fare delle lezioni, mentre Alberto si occuperà prevalentemente del laboratorio. Andrea lo vedrete già domani sera, domani alle 17:30. Quindi, con queste premesse, che cosa facciamo? Cosa vogliamo fare in questo corso e che cosa vi devo raccontare nelle prossime 100 ore che passeremo insieme? Allora, io mi sono dato questi tre obiettivi che sono riassunti da queste frasi, ma ancora meglio da queste parole chiave che ci sono sotto. Cioè, insieme a voi, che comunque avete già avuto un percorso anche, diciamo così, di competenze informatiche rilevante, non siete digiuni di programmazione, non siete digiuni di informatica, quello che voglio fare, vorrei approfondire l'aspetto del problem solving. Quindi, un po' a differenza magari dell'approccio che avevamo in altri corsi, in cui vi veniva posto un esercizio molto ben definito, no? In cui i passi di soluzione erano spesso già descritti in qualche modo, qui proviamo a fare un po' il salto, porci dall'altra parte e dire: ma di fronte a un problema reale, quali sono le soluzioni che possiamo trovare? Quali sono le strutture dati che possiamo trovare? Come rappresento i dati? Quali algoritmi scelgo? E quindi cercheremo di costruirci un po' di competenza sulle strutture dati e sugli algoritmi in modo da poter scegliere quelli più opportuni nel momento in cui ci troviamo di fronte a un problema concreto. Problema concreto è l'altra etichetta, no? Che cerco di cavalcare o di far emergere in questo corso. Cercherò sempre, tranne vabbè, forse le prime due settimane, di non darvi mai o di non farvi mai lavorare su degli esercizi cartini, nel senso dell'esercizietto fatto con quattro dati inseriti a mano, perché non è rappresentativo di nulla. Va bene come ginnastica preparatoria, va bene come apprendimento delle singole tecnologie, ma non è rappresentativo di un problema vero. C'è un problema con 10 dati, si risolve qualunque sia l'algoritmo, qualunque sia la struttura dati. Se tu fai la cosa peggiore di questo mondo come programmazione, mai 10 dati, va bene lo stesso. Il problema è quando i dati cominci a averne magari 500.000. Allora impareremo a lavorare su problemi che io ho chiamato real world problems, in realtà è un po' esagerato, perché i problemi reali sono ancora molto più complicati di quelli che toccheremo noi. Però cominceremo a toccare con mano problemi i cui dati in qualche modo sono tratti da fonti reali. Quindi quando, che ne so, faremo qualche esercizio sull'ordinamento, sulla ricerca di parole, di stringhe, e non prendiamo le 10 parole, ma scarichiamo, su internet si trova tutto, scarichiamo un dizionario intero della lingua, e quindi ricordo che così a spanne sull'italiano erano 700.000 lemmi, 700.000 parole. Allora capite che su questi numeri fare un algoritmo fatto bene, fare un algoritmo fatto male, cambia. Cambia in termini di efficienza, cambia in termini di funzionalità. Se cominci a scrivere codice un po' troppo contorto, un po' troppo incomprensibile, dopo un attimo non funziona più nulla. Se scegli algoritmi che siano stupidi, che effettuino operazioni inutili ripetutamente,
programma non termina più, neanche dopo ore di elaborazione. Quindi proveremo a metterci in questo contesto. E in questo contesto l'altra etichetta che ho dato qua è Real World Software. Cercheremo anche di usare dei metodi di programmazione, degli strumenti, no? Che siano moderni, recenti, gli stessi strumenti, gli stessi metodi che magari si usano in ambito più professionale. Quindi a me piacerebbe che voi, innanzitutto Eclipse già lo conoscete, che poi è un ambiente di sviluppo che viene usato anche in ambito aziendale, quindi usiamo questi strumenti, ma non solo, nel senso che io vorrei anche mettervi in grado di fare del software che sia immediatamente utilizzabile, o se non altro di cui non vi vergognate, qualcosa che abbia un'interfaccia grafica decente, abbia una responsabilità decente, come ci si aspetterebbe, no? da un programma scritto nel 2017 e non dal programma che stampa su console le linee. Cioè, quello va bene per imparare le primitive di programmazione, ma poi per avere un programma completo bisogna tener conto anche appunto dell'aspetto del toolkit. Quindi partiremo già da subito con un toolkit grafico che ci permette di fare applicazioni prevalentemente di tipo gestionale, quindi applicazioni a forma, finestre, dati inseriti, calcolati e così via. E questo purtroppo si porta dietro tutte queste real world, si portano dietro tante grane, tipo il problema di controllare gli errori di missione, l'utente fa la cosa che non doveva fare, tu gliela devi impedire, eccetera eccetera, che in un programmino giocattolo non vedi, perché tanto lo usi solo tu per prova una volta sola, o lo scrivi una volta all'esame e poi lo butti via, no? Invece qua cerchiamo un pochino di crescere. Quindi noi impareremo sì degli argomenti tecnici, impareremo sì delle librerie, impareremo sì dei metodi di programmazione, ma soprattutto impareremo a mettere insieme cose che già in buona parte conoscete in un contesto un pochino più ampio, no? Cercando di darsi gli obiettivi un pochino più ampi. Non il programma che scrivo oggi e domani butto via, ma il programma che inizio oggi e magari porto avanti per i prossimi anni, perlomeno come impostazione di lavoro. Quindi su questo insisteremo parecchio anche nell'impostazione del progetto, delle classi, eccetera eccetera. Questo era un po' l'obiettivo. Dopodiché questo obiettivo è declinato ovviamente attraverso una serie di argomenti specifici che via via, ora dopo ora, andremo a snocciolare, che sono elencati qua, ma non è il caso, non è utile adesso mettersi a leggere sigle, no? Di cui non conosciamo ancora molto, no? Lo scopriamo strada facendo. Essenzialmente però ripartiremo sulla parte di riprenderemo le strutture dati che avete iniziato a vedere nel corso precedente di tecniche di programmazione, e ne approfondiremo altre, introdurremo i grafi, introdurremo degli algoritmi che lavorano su queste strutture dati, e ci porremo il problema della complessità. Cioè, la complessità è una misura di quanto tempo, in generale di quante risorse, quindi conterebbe anche la memoria, ma principalmente di quanto tempo un programma è in grado di risolvere un problema al crescere delle dimensioni del problema. Perché se siamo dati come obiettivi quello di risolvere problemi realistici, se devo trovare il percorso minimo, non lo faccio tra le aule, tra le 5, per 10 aule del blocco I, ma se devo trovare un percorso minimo lo faccio, che ne so, sulle fermate di autobus di Torino, che sono migliaia. Quindi se io ho un algoritmo furbo, cioè di complessità buona, significa che al crescere delle dimensioni del problema l'algoritmo riesce comunque a darmi una soluzione. Ci accorgeremo che ci sono problemi che sono particolarmente resistenti da questo punto di vista, per cui non riusciremo a trovare algoritmi decenti anche su problemi di dimensioni medie. Però questa troveremo, no? Toccheremo con mano gli scogli, no? della complessità. Per quanto riguarda il software, dicevo, useremo un toolkit grafico. Se non sbaglio, se le ultime lezioni Fabrizio Lamberti del corso precedente di programmazione di oggetti vi ha fatto qualche flash sulla programmazione grafica in Swing, se non sbaglio. Noi useremo un toolkit molto più semplice da usare, che si chiama JavaFX, impareremo oggi, e tutte le nostre applicazioni avranno un'interfaccia grafica fatta in questo modo. Ma poi ci collegheremo anche, e quindi da qua c'è un collegamento molto forte di continuità con il corso di programmazione oggetti, ma ci collegheremo anche col lavoro che avete fatto a base di dati, perché
se io ho centinaia di migliaia di dati, dove li metto? In un file di testo scritto a mano? No. Li metto in un database. Abbiamo imparato, avete imparato a usare database relazionale, a scrivere query lunghe due pagine, annidate sei volte, ok, vuol dire che siamo in grado, avendo anche dati di notevoli dimensioni, purché strutturati, siamo in grado di gestirli. Allora, il mondo della programmazione e il mondo delle basi di dati non sono separati. In realtà ogni programma che abbia un minimo di senso sotto ha una base dati che contenga i suoi, ovviamente, i dati, le informazioni di cui lui ha bisogno. Allora impareremo a interagire con un database da Java, dai nostri programmi scritti in Java. E questo ve lo ritrovate veramente in qualsiasi tipo di applicazione. Devo memorizzare un dato, dove lo metto, come lo salvo. Non mi vado a inventare, come dicevo, il file di testo con il formato inventato stamattina, ma uso un database vero e proprio relazionale. E quindi ci sarà poi il problema di dove sono i dati, sono nel database, sono in memoria, sono nella struttura dati, come li prendo, come li sposto, eccetera. E questo sarà, diciamo così, parte del succo del nostro lavoro. Ma non solo, dicevo, interfacce grafiche e database, che sono i due ingredienti senza i quali oggi un programma non lo fate vedere a vostra sorella, a vostra mamma, alla vostra fidanzata, eccetera. Ah, guarda che bello quello fatto. No, se lo fate vedere un programma che gira solo in console e legge solamente due dati, vi vergognate, dai, non nascondiamoci. Allora, invece vorrei fare in modo che non vi vergognaste dei programmi che fate e riusciate anche magari a presentarli all'esterno. Al di là di quelli che facciamo nel corso, sto pensando di quelli che fate per conto vostro perché vi piace o perché avete una passione, volete. Ma nello sviluppare questi programmi cercheremo anche di usare degli strumenti moderni, cioè gli strumenti che i gruppi di lavoro odierni usano davvero. Ad esempio per sviluppo collaborativo, cioè un programma non è mai scritto da una persona sola, se non è una cosa molto di nicchia, molto piccola. Sono sempre gruppi di persone che collaborano in un progetto che alla fine deve rilasciare un software di una certa complessità. Come fanno programmatori, più programmatori, a lavorare insieme sullo stesso progetto senza pestarsi i piedi e senza passare le giornate a scambiarsi chiavette, tu guarda qua c'è l'ultima versione del file, con gli strumenti di programmazione collaborativa, di cui GitHub è quello che usiamo noi, è uno dei più utilizzati soprattutto in ambito open source, anche perché poi è gratuito, e quindi impareremo anche a usare questo tipo di strumenti che in prima battuta in questo corso ci aiuterà a comunicare, nel senso che quando io faccio un esercizio in aula poi ve lo pubblico, ma non vi metto lo zip sul sito che dovete scaricare eccetera, metto il sorgente, il progetto direttamente su questo GitHub, poi vi racconto meglio cos'è. Quando voi fate, quando andrete in laboratorio, anche lì il testo e il progetto di partenza lo scarichiamo da lì. Quando voi avrete fatto un esercizio e non vi viene, volete chiederci qualche cosa, noi vi chiederemo, ma senti, ma carica su GitHub, dammi l'indirizzo così me lo guardo, perché essenzialmente è il modo di lavoro, no, che si ha attualmente. Ok, questo, diciamo che il mio obiettivo sarebbe, no, il meta obiettivo sopra tutti questi, sarebbe che voi alla fine del corso, o da metà in avanti, siate in grado, vi venga in mente, quando incontrate un problema, di considerare il fatto che una delle possibili soluzioni, uno dei possibili modi di risolvere quel problema, sia attraverso un programma. Cioè voi nel vostro percorso gestionale avete imparato molti schemi, no? Molti metodi, dice guarda in quel caso lì devi applicare quel metodo, no? Vi insegnano i miei colleghi, basati su tabelle, basati su schema, basati su vari, no? Metodi operativi che si applicano di fronte a un problema. Tu devi, che ne so, ottimizzare un magazzino, allora lo fai applicando quel determinato metodo matematico, oppure devi organizzare l'organigramma di un'azienda, allora gli strumenti per rappresentare quell'informazione sono fatti in un certo modo. Devi fare uno startup, devi farti il canvas, eccetera. Tutti strumenti ottimi, pensati per un uso manuale. Ecco, io vorrei che alla vostra borsa degli strumenti se ne aggiungesse una, che è quella del software. Allora, devo trovare una soluzione a questo, devo ottimizzare questo, devo definire questo, ma magari scrivo un programmino che mi aiuti a farlo, o che mi aiuti a esplorare le opzioni, perché poi alla fine magari, se il nostro lavoro ha un senso, alla fine l'ultima parola ce l'abbiamo noi come ingegneri, no? Però ci dotiamo di strumenti che ci possono aiutare, non solo il caro vecchio Excel, ma anche qualcosa che abbia un pochino più di potenza sopra.
Ok, questo è un pochino, no, il tema. Quindi affrontare i problemi attraverso approcci algoritmici. Troviamo un algoritmo che ci aiuti ad affrontare il problema. Non ho scritto risolvere il problema, perché non sempre si può risolvere in modo puramente, esclusivamente algoritmico. Ovviamente useremo programmazione oggetti come metodo di lavoro, anche perché di fatto è l'unico paradigma di programmazione che ci permette di arrivare alla complessità che ci serve, essenzialmente senza doversi svenare in modo troppo complicato appunto con i costrutti di programmazione. E teniamo sempre conto di due qualità, che sono la gradevolezza, per cui interfacce grafiche fatte bene, e l'efficienza. Noi, tra una soluzione che funziona e una soluzione che funziona in fretta, sarà banale, ma preferiamo la seconda, no? Però per trovare una soluzione che funziona in fretta bisogna impararlo, e non è banale. Ecco, non è, se qualcuno di voi ha degli amici che fanno informatica, sanno che c'è un corso di algoritmi e programmazione, che è messo al secondo anno, questo è l'esatto contrario di quel corso, in un certo senso. Nel corso di algoritmi e programmazione di informatica, io ho iniziato questo corso 4 anni fa, se non sbaglio, mi hanno detto, ma fai un corso di algoritmi per i gestionali. Io mi sono detto sì, ma completamente diverso rispetto a quello che c'è già per gli informatici, perché nel corso per gli informatici si imparano a costruire le strutture dati, che ne so, le tabelle di hash, gli alberi, i grafi, tutte le strutture dati che vedremo. Qui invece impariamo a usare le strutture dati. A voi non servirà mai andare a scrivere il codice che gestisce una lista e cose di questo genere. Però avere delle librerie già fatte da altri, in cui tutti i problemi algoritmici sono già risolti, i problemi di basso livello sono già risolti, ma noi usiamo qualche libreria già fatta per costruire applicazioni utente, questo sì è più utile. È un punto di vista, secondo me, più utile a qualcuno che fa un percorso di ingegneria gestionale, quindi cerca di vedere le cose un pochino prescindendo da quelli che sono i dettagli, tanto non dovrai mai andartelo a implementare, ma allo stesso tempo avendo una visione, cercando di avere una visione anche sul problema che sto cercando di risolvere, non solamente sull'efficienza dell'algoritmo che vado a studiarmi indipendentemente dal problema in cui è stato applicato. Quindi l'approccio è molto... parleremo di grafi, parleremo di hash, cose che fanno anche in questo corso, ma ne parleremo in modo completamente diverso, quindi non c'è sovrapposizione. Ok, dal punto di vista pratico come ci organizziamo? Beh, siamo tutti qua e quindi sappiamo che le lezioni sono in orari bellissimi, il lunedì alle 8.30 e il martedì alle 17.30, sempre in quest'aula, di meglio non ci hanno dato. E poi c'è il laboratorio, che è il mercoledì, 3 ore di laboratorio divise in 2 squadre, quindi la prima squadra di laboratorio sarà dalle 8.30 alle 11.30, la seconda sarà dalle 13.30 dalle 11.30 alle 14.30. Qui ho scritto squadra 1/2, squadra 2/1, perché su anche richiesta e esperienze degli anni precedenti, per evitare chi si lagna che deve svegliarsi troppo presto, oppure chi cerca di imbucarsi nella squadra che non è sua, per comodità personale abbiamo deciso di invertire le squadre ogni settimana. Ok? Quindi la prima settimana alle 8.30 viene la cosiddetta squadra 1, quindi la prima metà dell'alfabeto, la settimana successiva la squadra 1 viene alle 11.30 e la squadra 2 invece verrà alle 8.30, tanto sul sito sarà poi scritto, e così diciamo il disagio viene diviso equamente tra tutti, mal comune dicevano. E questo, diciamo così, è tutto il corso condensato nella prima metà della settimana. In pratica il testo del laboratorio, è la parte più importante dell'esame. Le lezioni sono videoregistrate. Se per qualche motivo non volete vedermi a lunedì mattina, vi potete guardare la lezione registrata, è facile da recuperare, ok? Non è un problema, ma il laboratorio dovete provare a farlo. È essenziale sia per la comprensione delle cose che raccontiamo, che facciamo insieme, è essenziale per passare l'esame. All'esame avremo un tipo di esercizio che poi alla fine è abbastanza simile a quelli che faremo negli ultimi laboratori. Quindi la parte importante del corso, infatti ci sono 3 ore ben dedicate al laboratorio. Allora noi cercheremo in ogni modo di cercare di facilitarvi questa parte qua,
Come? Beh, noi normalmente il testo del laboratorio del mercoledì cerchiamo, salvo imprevisti, di pubblicarlo già lunedì pomeriggio. Quindi magari aspetto lunedì dopo la lezione, in modo che magari la lezione sia andata un pochino più avanti, un pochino più indietro, andiamo a tarare il testo dell'esercitazione. Ma tendenzialmente lunedì pomeriggio sera voi avete già il testo del laboratorio di mercoledì. Quindi se avete un po' di tempo nel lunedì pomeriggio o nella giornata di martedì di cominciare a leggere il testo, pensarci, ragionarci, o magari cominciare già a lavorarci, arrivate in laboratorio già avvantaggiati, non perdete la prima ora, già si perde la prima mezz'ora a accendere i PC, eccetera, sedersi, posare le borse, eccetera, no? Ma non perdete la prima ora a studiare il testo e pensare come poterlo fare, quindi riuscite a essere anche più efficaci nell'uso del tempo. In laboratorio ci saranno almeno due persone, sempre. Quindi o una delle due persone sarà o Alberto Monge o Andrea Marcelli o io, e insieme a un borsista. Le prime settimane, quando ci sarà più gente, normalmente l'affluenza è maggiore, poi ci sono anche problemi pratici maggiori nelle prime settimane, ci saranno i due borsisti contemporaneamente. Quindi cercheremo di riuscire a darvi assistenza, chiaramente per quanto si riesce, in 3 ore nel laboratorio. Il lab lo conoscete tutti, quindi sapete dov'è, sapete come è organizzato. Un'altra nota sul laboratorio, ma anche sull'aula, ecco, ho trovato comodo, ve l'ho suggerito di seguire questo corso con un portatile, a parte oggi che chiacchieriamo, ma poi scriveremo codice già nella seconda ora. Quindi, se vi trovate bene a lavorare sul vostro portatile, sia in aula mentre facciamo gli esercizi, sia eventualmente in laboratorio, potete farvi i vostri esercizi usando il portatile anziché usando il PC dell'aula, va benissimo, così avete tutto lì. Pensateci solo, perché l'esame ovviamente sarà sui PC del laboratorio, ok? Per cui almeno verso la fine del corso obbligatevi, ma poi le ultime due esercitazioni vi obblighiamo noi a usare i PC del laboratorio, in modo da non avere poi sorprese, gente arriva all'esame, ma qua dov'è Eclipse, ma come si accende, ma non ho la password, problemi banali, ma che il giorno dell'esame tipicamente assumono dei risvolti ansiogeni maggiori. Ok, allora tra le 4 ore e mezza, no? I 3 slot di lezione, esercitazione in quest'aula, non c'è distinzione tra lezione e esercitazione, ci sono questa è un'ora di lezione, questa è un'ora di esercitazione, ma l'esercitazione la portiamo avanti man mano che raccontiamo argomenti nuovi, anzi molto spesso ci sono alcuni argomenti che li scopriamo facendo un esercizio, no? Cercando di apprendere ciò che ci serve. E per questo vi avevo suggerito di portare il PC. Ah, ecco, no, questo che non ho detto è che le soluzioni del laboratorio noi le pubblichiamo, ma io faccio sempre pressione sui collaboratori, Andrea ed Alberto, di non pubblicarle troppo presto. Okay? Non voglio togliervi il piacere di provare a risolverli da soli i problemi. Se vedete se c'è la soluzione online troppo presto, vi toglie tutto il piacere, no? Quindi io almeno per 2 settimane la soluzione non ci sarà. Non chiedetela, perché magari ce l'abbiamo pronta, ma non la pubblichiamo. Okay? Proprio perché voi proviate a farlo e in caso di dubbi ci chiediate. Per fortuna siamo un team appunto di 3 docenti e riusciamo anche a sopportare, tra virgolette, no? Un carico di consulenza anche più alto del solito. Fate domanda a me, la fate a Marcelli, la fate a Monge, o al laboratorio o via mail, o ci mandate il link al progetto che avete caricato, eccetera, e spesso riusciamo anche a rispondervi, aiutarvi. Per me è 100 volte più importante che voi abbiate capito un programma che state facendo, abbiate capito l'errore, vi siete sbloccati e andiate avanti, piuttosto che abbiate, tra virgolette, capito in modo superficiale una soluzione fatta da qualcun altro. Serve studiare programmi fatti da altri, ma serve solo fino a un certo punto, perché in un programma fatto e finito da un altro non c'è ragionamento, c'è solo più il risultato. Infatti, quando faremo programmi, li faremo spesso in aula, li faremo insieme, magari un programmino che ci vuole un quarto d'ora, ci mettiamo 2 ore, perché ragioniamo insieme sui vari passaggi. E altrettanto fate voi. Avete un programma, non funziona, vi fa schifo, fa lo stesso, fatecelo vedere, tanto non è un problema. Però insieme cerchiamo di capire nel vostro programma cosa c'è che non va, ma in realtà è nel vostro ragionamento.
cosa c'è che non va, dove vi siete bloccati. Ok, allora dicevamo, le squadre le alterniamo, la squadra che chiamiamo 1 è la squadra classicamente dalla A alla L, la squadra 2 dalla M alla Z, le alterniamo ogni settimana. Ecco, soprattutto nelle prime settimane, perché poi è inutile negare l'evidenza, l'affluenza tende sempre a decrescere sia in aula che in laboratorio, è un dato normale, fisiologico, quindi dalla metà del corso in avanti non ci sono quasi più problemi, no, di capienza del laboratorio, ma nelle prime settimane sì. Quindi almeno le prime 2-3 settimane cercate di rimanere dentro la squadra che vi è stata assegnata. Ok, okay, le video lezioni già sapete cosa sono, direi, no? Perché altri, sicuramente al primo anno, poi non so se al secondo anno avete anche qualche corso video registrato. Normalmente vengono pubblicate entro 24 ore, 48 ore, quindi quelle del lunedì mattina, entro normalmente il martedì mattina dovrebbero essere disponibili. Chiaramente quella lezione del martedì che finisce alle 19 non sarà pronta per il mercoledì mattina alle 8.30, quindi cercheremo di fare in modo che il martedì non vengano mai raccontati argomenti troppo critici per il laboratorio che si tiene 12 ore dopo, in pratica. Visto che abbiamo questo strumento della registrazione, ci possono essere sempre problemi tecnici, come è successo questa mattina. Allora, io spero che non debba succedere, spero che, diciamo, in qualche modo abbiamo un livello di ridondanza sufficiente per poter sempre fare la lezione. Però non è escluso che a volte magari si spacca qualcosa e la lezione debba essere rimandata. Quindi, se abbiamo garantito che il corso è video registrato, non ci può essere una lezione singola che per qualche problema non è stata registrata. E quindi a volte potrebbe succedere, non è quasi mai successo, però in teoria potrebbe succedere di dire: guarda, la lezione adesso salta, purtroppo la recuperiamo in un'altra data. Spero di no. Ok, veniamo al pratico. Dal lato pratico, vi dicevo, tutto il materiale lo trovate su questo corso, che è qua, che è una, su questo corso, su questo sito, su questa pagina, che è divisa in una serie di sezioni. Vabbè, informazioni, la prima pagina semplicemente contiene degli avvisi, eventualmente dovessimo, diciamo, avvisi tipo lezione spostata, oppure soprattutto poi sugli esami, quando sarà epoca d'esami dovremo dividere l'esame in più turni, vi daremo gli orari, indicazioni pratiche di questo genere. Quasi sempre questi avvisi vi li mandiamo anche via mail o via sms direttamente sul vostro account, soprattutto se sono importanti o urgenti. Poi la parte informazioni racconta essenzialmente l'iperriassunto della lezione di oggi, comprese le slide di oggi, le regole d'esame che però avremo modo di, diciamo così, studiare insieme più avanti, l'orario, e poi dei testi parleremo tra un attimo. La parte programma non vi interessa, perché di fatto è il copia e incolla di ciò che c'è sul portale della didattica, quindi è troppo tardi oramai per voi se volete evitare il corso. È qua semplicemente per i motori di ricerca. La parte materiale invece è quella su cui si lavorerà di più. La parte materiale contiene i lucidi delle lezioni, quindi anche le slide che sto usando adesso, quelle che useremo nelle ore successive e così via, i link ai testi di laboratorio, e poi qui c'è una sezione dataset in cui ci sono, intanto ne aggiungiamo, dei database su cui faremo gli esercizi, su cui fare le varie esercitazioni, i vari laboratori, i vari esami, eccetera. Quindi sono quasi sempre degli SQL da importare, da utilizzare. E poi c'è questa sezione di cui ci occupiamo tra un attimo, del software necessario, cioè i vari programmi che dobbiamo usare durante il corso. Ma diciamo, mentre la parte sotto, diciamo così, è statica, la parte lucide lezioni e laboratorio sono quelle che via via ci accompagneranno, no? Cresceranno con noi nell'anno. La parte esame contiene essenzialmente tutti i testi d'esame che abbiamo dato in passato. Qua e là a volte ci sono delle soluzioni, non ci sono per tutti sistematicamente, ma quindi avete il testo e quindi potete più avanti, no? Potremmo giocare a rifare i testi d'esame. E poi l'altra parte utile è quella che ho chiamato registro, dove c'è il registro delle lezioni, dove di solito cerchiamo di farlo almeno con una settimana di anticipo, di indicare gli argomenti che tratteremo nelle varie lezioni. Questo link qua, materiale, in realtà è un doppione di ciò che c'è già nella sezione materiale, le slide, solo che nella sezione materiale le slide di lezione sono organizzate per argomenti,
mentre invece nel registro sono realizzate per data, quindi in quel giorno sono state usate quelle diapositive, quindi se uno ha perso la lezione sa che cosa andare a vedere, e poi più avanti metteremo il link ai video che sono pubblicati solo per facilità di consultazione, se no ve li trovate facendo il giro dal portale. Così per laboratorio metteremo il link al testo, poi più tardi metteremo il link alle soluzioni e così via. Quindi è una visione, mentre sotto materiale c'è una visione logica per argomenti, sotto registro c'è una visione cronologica delle stesse informazioni essenzialmente. E quindi lavoriamo, diciamo così, su questo sito. Contemporaneamente, in parallelo, su questo sito ci saranno le slide, ci saranno le informazioni, ma non c'è il codice. Il codice dei progetti, degli esercizi, eccetera, lo troveremo invece su quest'altro sito, github.com, in questa cartella TDP 2017. Vedete che è già comparso un laboratorio 1, non abbiamo ancora pubblicato sul sito perché è ancora da rivedere, però da qua impareremo poi, in parte già con indicazione che ci saranno in laboratorio mercoledì e in parte faremo poi una lezione con più calma la settimana prossima, per mettervi in grado di usare questo strumento un po' meglio, anche non solamente per scaricare ma anche poi per caricare e gestire i vostri progetti. Quindi, come avevo scritto nella mail di venerdì, conviene che vi create un account su questo sito github.com, in modo che poi possiate lavorare e caricare i vostri progetti man mano che lavorate. Non entro nel dettaglio adesso perché lo faremo nella lezione dedicata appunto a Git. Ok, queste sono informazioni che in parte abbiamo già citato, in parte c'erano già nella mail, quindi i prerequisiti principali sono programmazione oggetti e base di dati. Io so che c'è una parte di voi che per qualche motivo non ha potuto, voluto seguire o studiare o superare, o non ce l'aveva nel carico, o non ha dato l'esame, non mi interessa, di programmazione oggetti. Quello che a me serve è il secondo punto, una buona preparazione alla programmazione Java. Quindi, se non ne sapete nulla, vi perderete già subito, no? Appena cominciamo a fare un esercizio, vi conviene, diciamo così, è possibile, è già successo altri anni, no? Recuperare in parallelo. Alcuni argomenti principali li riprenderemo abbastanza da zero, perché li riprenderemo in un'ottica diversa, quindi non come si chiama quel metodo, ma che cosa serve, dove lo uso, in quale contesto, però essenzialmente questo è il prerequisito principale. E poi a un certo punto in avanti useremo le basi di dati. Cosa ci serve del corso di base di dati? Ci serve fare le interrogazioni essenzialmente, cioè le basi di dati, i dataset di fatto li abbiamo già, però dobbiamo essere in grado di interrogarli, fare delle select in modo un pochino ginnico, no? Normalmente il tipo di interrogazioni che dobbiamo fare da un programma non sono così complicate come quelle che avevate all'esame di base di dati, no? Sono più semplici, però diciamo così, diamo per scontato, no, che le sappiamo fare. Dopodiché i materiali di studio. Allora, qui non ci sono tonnellate di libri e slide, servono due ingredienti principali che sono indicati qua: un computer e ovviamente l'altro ingrediente organico, che è il cervello. Questo corso si studia e si passa mettendosi davanti al computer, provando a risolvere, spaccandosi il cervello, provando a risolvere gli esercizi, ragionandoci e alla fine capendo come si fa. Questi sono i due ingredienti chiave, quindi non lo potete studiare sui libri, non lo potete studiare sulle slide, non potete dire adesso me lo studio solo, ma gli esercizi poi li faccio dopo alla fine, no? Se no vi perdete, non capite di cosa stiamo parlando. Poi ovviamente ci sono delle informazioni di supporto, ma sono tutte informazioni che abbiamo sulle slide, c'è mezza internet a disposizione per poterci aiutare a capire, no? o a imparare come si fa una certa cosa. Ma queste sono informazioni di supporto, no? Non entrano nel loop principale di come si fa a imparare a risolvere i problemi. Tra l'altro, una cosa che non ho detto, sia in laboratorio sia all'esame, io vi lascio usare internet. Quindi all'esame, se non vi ricordate qualche cosa, apri Google e lo cerchi. Ok? Quindi una delle skill che servono e anche saper cercare, e saper trovare le cose giuste, e saper capire cosa trovi. Proprio per quel
parola chiave che ho detto all'inizio, real world software, cioè nel mondo reale. Non è che un programmatore quando deve fare un'applicazione deve ricordarsi tutto a memoria. Se ha un problema, cerca la soluzione. E se trova una soluzione su cui qualcun altro ha già lavorato, ha già trovato una buona soluzione, perché non deve usarla? No, me lo ricostruisco da zero a memoria. Non ha senso. Okay? Quindi proviamo a metterci in un contesto il più vicino possibile al vero mondo, no, degli sviluppatori. E quindi a disposizione tutte le risorse. Attenzione che devi trovare... Io ho visto... Così come aneddoto, persone all'esame, sulle 2 ore, perdere 1 ora, magari a cercare di risolvere un problema, che scrivendo la cosa giusta, le 3 parole giuste dentro Google, trovi come la soluzione la trovi come primo risultato. Quindi o non eri capace a cercare, oppure non ti è venuto in mente di cercare, oppure non avevi neanche ancora capito bene di che cosa avevi bisogno, questo è il problema vero. Capire cosa ci serve. Una volta che hai capito cosa ci serve, è facile trovare, cercarlo, è facile capire se ciò che trovi fa al caso tuo. Quindi anche in laboratorio, negli esercizi di laboratorio, cercate di usare questo. Se non sapete una cosa, sì, non andate a cercare sulle slide, andate a cercare su internet. Stack Overflow, di solito ci sono delle buone soluzioni, ma non solamente. Sul sito di Java, no? Che ci sono tutti i Java Doc, impareremo a leggere i Java Doc dei metodi. Cioè non devo andare per capire come si usa una classe o come si chiama un metodo, non devo andare a cercare la versione semplificata del riassunto del Bignami che ho trovato sulle slide, perché non mi darà mai tutto ciò che mi serve. Devo imparare a leggere la documentazione ufficiale. Quindi molto del lavoro che dobbiamo fare sarà questo: imparare a trovare le informazioni che ci sono. Imparare a sapere cosa mi serve e a trovarlo. Mi è scappato di mente un'altra cosa che volevo dire. Va bene. Ok, al netto di questo, dicevo, il materiale a disposizione c'è, sia i PDF che i link che i video, eccetera. Se qualcuno è, diciamo così, interessato in più ad avere qualche testo di supporto, io ho identificato questi come testi che grosso modo coprono bene la loro parte, però nessuno di questi copre, veste bene, diciamo così, l'approccio che diamo in questo corso. Sono tutti testi tecnologici, ti insegnano JavaFX, ti insegnano gli algoritmi, ti insegnano eccetera, il linguaggio, eccetera, eccetera. E quindi sono tasselli che magari possono servire per voi, come, diciamo così, come studio personale, ma non coprono bene il programma del corso. Il programma del corso, ve l'ho già detto prima, quel che serve è il cervello, no? E il laboratorio. Questo qua, At First Java, è il testo che potrei consigliare a chi ha bisogno di recuperare Java, quindi non ha fatto programmazione oggetti, o l'ha fatto male, oppure l'ha fatto bene e non si ricorda più niente, o qualche variante di questi temi. Questo è un testo molto... Tutti questi testi di questo editore, cioè della collana At First, sono molto pratici, molto non convenzionali, direi, come stile di scrittura. Quindi non è il classico testo noioso, eccetera, è facile da leggere, ma tutto sommato poi le cose comunque le spiega lo stesso. No? Quindi, tra l'altro sul sito c'è una sezione FAQ che non vi ho fatto vedere prima, dove c'è proprio una domandina che dice: come faccio se non ho fatto il corso di programmazione oggetti? Allora io vi indico i capitoli di questo libro da studiarvi. Quindi se qualcuno è indietro può fare questa operazione qua. Sui design pattern qualcosa faremo, non tutti quelli classici, ma a un certo punto, cosa è un design pattern? È una soluzione nota a un problema ricorrente. Quindi anziché inventarci le soluzioni ogni volta, impareremo che ci sono dei metodi risolutivi, no, più o meno generali da applicare, che usano i costrutti della programmazione oggetti, ma poi li combinano in un modo opportuno, specifico per quel problema. Però anche qua estrarrò dei pezzettini quando ci serviranno, ma non sarà uno studio completo di questo libro. Ecco, la cosa utile di questo editore Origli, che ha molti testi, cioè, sicuramente l'avete già visto, molti testi informatici sono di questo editore, c'è un meccanismo per cui potete scaricare l'ebook, quindi la versione elettronica, legalmente, comprarla, a qualcosa tipo $4.99. No? Perché lui
ti permette di scaricare a $5, diciamo, la versione elettronica di un libro che tu abbia già in cartaceo. Qui c'è, ti dice non ce l'ho in cartaceo, però lui ti chiede di indicare l'ISBN dei libri che hai in cartaceo, dici io questo ce l'ho, e allora ti abilita, no, la possibilità di scaricare l'elettronico solo a $5. Quindi con questo giochino, che però conoscono anche loro ovviamente, è possibile comprare la versione, cioè, ufficiale, legale di quel libro, quindi l'EPUB, il PDF, in tutti i formati di questo che volete, non protetti, a $5, quindi fa ridere, semplicemente dicendo che voi avete già la copia cartacea. Quindi lo consiglio, in certo senso, piuttosto di andare a trovare una copia in giro che chissà com'è fatta, poi mancano dei pezzi. Non, su questo editore io uso sempre questo trucco. Ok. Strumenti, quindi oltre ai libri, che cosa usiamo? Allora, noi abbiamo un ambiente di sviluppo che è Java, e quindi usiamo Eclipse come piattaforma di sviluppo. Ce ne sono tre grosse piattaforme di sviluppo in Java: Eclipse, NetBeans, che è quella della Oracle, e IntelliJ IDEA, che è di un altro programma a pagamento, quest'ultimo, di un'azienda che si chiama JetBrains, ma che per scopi didattici, quindi se voi vi registrate con la vostra mail del Politecnico, vi dà, diciamo così, è gratuito, c'è un'offerta per cui per scopi didattici è gratuito, come siamo. Ma noi continuiamo a usare Eclipse perché l'avete usato nei corsi precedenti, quindi non ha senso cambiare, visto che tra l'altro si somigliano abbastanza. Sopra Eclipse aggiungiamo due pezzettini, che sono uno, un plugin di Eclipse che si chiama AFX Clips, per programmare, per aiutarci a creare progetti JavaFX, JavaFX, che è l'interfaccia grafica che useremo, e l'altro un programmino che si chiama Scene Builder, che però non è parte di Eclipse, è un programma a parte, che è un editor grafico di interfacce, praticamente. Adesso lo vedremo subito dopo l'intervallo. Questo è l'ambiente di sviluppo principale. Dopodiché, a un certo punto, quindi dopo le prime 4 settimane, inizieremo a usare anche i database, e quindi ci servirà un database installato sul nostro computer. Allora, come database installiamo MySQL, oppure, oramai si usano tutti MariaDB, che è più efficiente, che è un fork, una nuova versione di MySQL, poi vi racconto la storia di come è litigato, se volete, e quindi bisogna installare sul vostro computer anche lì un database SQL. O installate direttamente MariaDB, oppure installate XAMPP, che è lo stesso prodotto che userete nel corso di come si chiama, programmazione web, reti di calcolatori e applicazioni web, quello di Lioi, no? Che avete in parallelo. XAMPP al suo interno ha anche PHP, Apache, eccetera, cose varie, ma ha anche un database che vi servirà per fare applicazioni web, ovviamente, e quindi in quel caso basta installare questo e lo usate in entrambi i corsi. E poi useremo un programmino che si chiama IDSQL, che è un'interfaccia grafica al database, cioè per scrivere le query, non semplicemente nella finestra di linea di comando, ma un'interfaccia grafica che ti permette di vedere le tabelle del database, ordinarle, fare le query, eccetera, eccetera, quindi scrivere il codice SQL. E poi una serie di librerie Java che ci serviranno per gestire strutture dati più complesse, via via che ne avremo bisogno, diremo, ah guarda, c'è quella libreria che funziona bene, usiamola, quindi impariamo anche a usare, non costruirci tutto da zero, ma usare librerie già pronte. Dal punto di vista pratico, tutti questi tool sono elencati qua col link al materiale, con il link a dove scaricarveli. Quindi vabbè, sicuramente avete bisogno del JDK, della Java, no? Kit di sviluppo della Java, l'ultima versione Java 8, una versione recente della Java 8, l'ultima, questi giorni, se non è uscita una stanotte, l'ultima è la 121. Quindi installatela sul vostro computer. In laboratorio ovviamente queste cose ci sono già, però. L'ultima versione di Eclipse. Adesso, da un anno a questa parte, è un po' cambiato il meccanismo di funzionamento di Eclipse, per cui quando voi andate sulla pagina di scaricamento di Eclipse, vi fa scaricare un piccolo programmino, qua,
quando fai Get Eclipse Neon, ti fa scaricare un piccolo programmino che a sua volta scarica il grosso di Eclipse. E tra l'altro questo programmino qua è un installer che ti, poi ci pensa lui a tenere aggiornata la versione di Eclipse. Quindi un pochino più complesso il passaggio della prima installazione, perché installi questo, lo lanci e lui a sua volta scarica e installa il grosso di Eclipse, ma una volta fatto si mantiene aggiornato da solo. Come Eclipse avete, appunto, l'ultima versione che c'è, basta, per questo corso basta la Eclipse for Java Developers, la versione più semplice di Eclipse. Alcuni so che hanno anche la Java EE, in laboratorio c'è la Java Enterprise Edition, che serve per sviluppare anche altre applicazioni, applicazioni web in Java, a noi non servono, ma va bene lo stesso, è semplicemente ha delle parti in più questo modo. Quindi se già avete questo, o se in laboratorio c'è questo, non cambia nulla. Per quanto ci interessa non cambia nulla. Mentre invece ciò che serve è all'interno di Eclipse installare questo plugin che si chiama EFX Clips. Come si sa, come si fa? Si installa direttamente dall'interno di Eclipse. Adesso lo lancio per farvi vedere dov'è, da quella componente che si chiama Marketplace di Eclipse. Quindi se avete installato una versione di Eclipse recente, vai via, tu qua, e chiudi tutto che non ci interessa, e qua andate nel menu Help, c'è una voce Marketplace. Ok? Se andate nel Marketplace vi dà tutta una serie di plugin, di aggiunte, no? Che potete mettere. Se voi cercate JavaFX, tra i vari plugin che trovate ce n'è uno che si chiama EFX Clips. A questo punto basta cliccare su install, ovviamente io l'avevo già installato, quindi mi dice che è già installato, e aggiunge questo plugin a Eclipse. Crea un nuovo tipo di progetto che useremo, ci dà un paio di progetti predefiniti con cui possiamo sviluppare le nostre applicazioni. Quindi, rispetto ad Eclipse, che se avete già installato non avete nulla da fare se non aggiornarla, bisogna solamente aggiungere questo plugin. E oltre a questo, un altro software, questo Scene Builder, che ci serve per, come editor grafico delle interfacce, si scarica da questo sito che è indicato qua nel link. Questo è il tipo di editor, e qui si va sui download e ti permette di installare, che è l'ultima versione, che è la 8.3. Questo ha un difetto, no, va bene, fate attenzione quando lo installate, perché se lo scaricate, lo installate normalmente sotto Windows, lui si va a installare sotto C utenti, il vostro utente, poi una cartella nascosta che si chiama AppData, e dentro questa c'è Scene Builder, eccetera eccetera. E voi dite che me frega. Te ne frega perché poi dentro Eclipse devi dirgli dove si trova questo eseguibile, e essendo dentro una cartella nascosta, se non sai dov'è, magari ci perdi mezz'ora perché non riesci a capire dov'è. Quindi o vi ricordate di questo, fate attenzione, e quindi quando in Eclipse dovete indicare dove si trova questo Scene Builder lo fate, oppure la soluzione migliore è quando lo installate, installarlo con i permessi di amministratore sotto Windows. Quindi quando c'è l'installer che scaricate qua, anziché fare doppio clic semplicemente che lo installa nella vostra cartella utenti, fate tasto destro, esegui come amministratore, e allora a quel punto, se lo eseguite come amministratore, vi chiede dove vuoi installarlo, e una delle scelte è ovviamente sotto Program Files, no? Allora in quel caso, se è sotto Program Files, ovviamente devi avere il permesso di amministratore per poterlo installare lì, va bene, ma poi è più facile da trovare, essenzialmente è più facile da trovare, no? Quindi io consiglio questa seconda strada, se vi ricordate la prima installazione, installarlo come amministratore. E dopo l'ultimo passaggio è di dire a Eclipse dove l'avete installato. Quindi nelle preferenze di Eclipse c'è una voce JavaFX, ovviamente questa voce compare solo dopo che avete installato FX Clips, il plugin, che ha una sola opzione di fatto, dove si trova l'eseguibile di Scene Builder, in modo che così anche Eclipse lo sa trovare. Questo è un pochino
i passaggi di installazione che ci servono in questo momento. Per ora non abbiamo ancora bisogno del database, quindi ci bastano solamente questi tre ingredienti: Eclipse, il plugin EFXClipse e lo Sim Builder, installati, configurati e collegati uno all'altro. Più avanti, come dicevo, ci preoccuperemo poi di installare anche il database e collegarci. No, lasciamo questa, questa è vecchia. Ok, due parole ancora sull'esame, ma poi ovviamente ci torneremo più avanti, ma è bene saperlo fin dall'inizio. L'esame sarà un esercizio di programmazione di 2 ore in laboratorio. Quindi vi daremo un testo di un esercizio, vi daremo già un progetto Eclipse di partenza, quindi già uno scheletro di programma da cui partire, e voi dovrete implementare il resto del, del programma. No? È diverso rispetto a quanto facevate la programmazione oggetti, dove lo scheletro che vi davano era già, aveva già le classi e voi dovevate inserire i metodi giusti nel punto giusto. No? Quindi era già un esercizio più tecnico, più specifico. Invece qua, quali classi usare, come usarle, lo dovete decidere voi. Vi diamo lo scheletro che contiene essenzialmente le parti noiose, meccaniche, per evitare lì di dover perdere tempo a fare copia e incolla o definire le singole colonne del database, eccetera. No? Quindi vi diamo qualche cosa per permettervi di partire senza perdere troppo tempo. Ma poi la parte di logica del programma, strutture dati e logica, è vuota. No? Ve la dovete pensare voi. Da svolgersi sul personal sui PC del laboratorio l'app, e durante l'esame, come vi ho detto, avete accesso libero a internet, al materiale, a tutto quello che volete. Io vi lascio quando entrate il tempo per copiarvi sul PC, se avete i vostri progetti che vi siete fatti, se avete del codice d'esempio, se avete del materiale, potete copiarvelo tranquillamente sul PC e poi, se serve, usarlo. Di solito non serve, però vi dà sicurezza o falsa sicurezza. E l'esame è composto di 2 domande, cioè il test, l'esercizio da svolgere è fatto su 2 livelli, punto 1 e punto 2, con scarsa fantasia li abbiamo chiamati così. Allora, punto 1 è il livello di partenza. Nel punto 1 vi si chiede di fare certe funzionalità relativamente semplici, tipicamente leggere i dati dal database, fare una minima elaborazione, creare un grafo a volte e stampare dei valori. Questo livello, questo punto 1, viene corretto direttamente in aula. Quindi alla fine dell'esame, quindi vediamo, faccio l'appello, faccio entrare, vi do di solito 20 minuti per sistemarvi, vedere se funziona tutto, se è clipped, carichi i tuoi progetti, prove a caricare, prove a vedere se funziona, eccetera, eccetera. Dopo 20 minuti parte l'esame, 2 ore lavorate. Alla fine delle 2 ore vi faccio uscire e poi rientrate 1 a 1, in realtà 3 a 3 perché siamo 3 docenti, quindi riusciamo ad andare in parallelo, e vi chiediamo di eseguire il programma. Quindi insieme apriamo il programma e lo facciamo funzionare. Se funziona, cioè per quanto riguarda ciò che era richiesto nel punto 1, se funziona vi diamo già subito un voto minimo. Se funziona perfettamente, il voto minimo è intorno al 20-21, dipende poi dalla difficoltà del singolo appello. Se c'è qualche piccola imperfezione, questo voto può scendere, chiaramente 21-20-19-18. Se scende sotto 18, ovviamente l'esame non è superato. Se funziona il punto 1, allora avete già la certezza che il vostro esame è sufficiente. Cioè avete già quel voto. Poi noi in quel caso cosa facciamo? Ci prendiamo il progetto, cioè ce lo consegnate, e noi andiamo a vedere, a valutare il punto 2. Cioè ciò che è richiesto, il punto 2 normalmente ha una parte più algoritmica, più difficile, di complessità, e non presumiamo che uno riesca a fare tutto perfetto nel punto 2 all'interno delle 2 ore. Quindi andiamo a vedere come se fosse quasi un compito su carta, cioè andiamo a vedere il ragionamento che hai fatto, fin dove sei arrivato, se ci sono degli errori, come l'hai impostato, eccetera. Mentre sul punto 1 pretendiamo che sia perfetto, perché è semplice e quindi deve funzionare, punto, se no l'esame non è superato, sul punto 2 andiamo a valutarlo nel merito. Quindi questa doppia valutazione ha
parlando anche con gli studenti dell'anno scorso, un grosso vantaggio è che voi uscite da lì sapendo già se l'esame è superato o no. E soprattutto parlando di un esame che si tiene a giugno-luglio dell'ultimo anno, quando voi poi dovete scrivere la magistrale, cioè avete il tirocinio che finisce, cose di questo genere, sapere il giorno stesso se l'hai superato o no, poi magari non sai ancora il voto perché hai iniziato a fare punto 2, sei solo arrivato a metà, quindi non sai se prenderai 24, 22, 26, però sai che l'hai superato. Quindi questo meccanismo qua ci aiuta e vi aiuta a conoscere il risultato prima e organizzarvi un pochino meglio la vostra fine della laurea di primo livello. Un grido di dolore mio che non viene mai ascoltato è: non preparatevi per superare il punto 1. Questo ragionamento qua che viene, cioè queste regole d'esame che sono fatte per venirvi incontro, per darvi un feedback immediato, funziona o non funziona, se funziona sei promosso, è un'arma a doppio taglio, perché poi ci sono persone, non voi, ma in passato alcuni, che hanno detto: ma a me che me frega, tanto è l'ultimo esame, studio solamente questa parte qua. Quindi tutti gli argomenti da metà corso in avanti non mi interessano più, perché tanto sono nel punto 2, nel punto 1 non ci saranno mai. È vero. Cosa succede? Succede che ci sono persone che si preparano per arrivare al minimo. Allora, qualunque cosa vada storta, se il tuo massimo è 18-19, e qualunque cosa vada storta, vai fino sotto soglia. Per cui il mio consiglio è: voi puntate al 30, poi se va male dal 30 in giù c'è tempo di scendere, ok? Senza farsi male. Ma se puntate al 18, dite: ma ha dato un'eccezione qua, non me ne sono accorto, è una cosa minima. Ho capito, ma se il minimo, cioè se il tuo voto massimo era 18 e tu hai sbagliato qualche cosa, per forza non sei sufficiente, no? Quindi va contro il vostro interesse prepararvi solamente per questo primo punto. Poi ovviamente quando andremo avanti vedremo gli argomenti, si capirà la differenza. Ok, poi nel dettaglio, questo è l'algoritmo, ma che vedremo poi insieme, di come si svolge l'esame, ma oggi che è la prima lezione non ci interessa. Vabbè, qui ci sono alcuni grafici che avete già visto. L'unica cosa che voglio rilevare di questi grafici è che c'è un netto 10% in più di probabilità di superare l'esame per chi lo dà subito. Che vuol dire? Io lo leggo così: seguire il corso, nel senso di fare i laboratori, che poi li fai all'app, oppure te lo fai a casa tua perché sei più comodo, perché tanto il testo c'è, la soluzione ci sarà, eccetera, poi se hai bisogno di domande vieni in laboratorio a fare domande, questo è un dettaglio. Però chi riesce a sostenere l'esame entro l'anno, quindi vuol dire che ha seguito il corso e non lo studia poi l'anno dopo, ha un 10% in più di probabilità, di possibilità di passare, no? Quindi poi il consiglio mio è quello di cercare di seguirlo e sfruttarlo. Le regole d'esame purtroppo si vedono nella distribuzione dei voti, che è tutto tranne che una gaussiana, no? Anzi, è il contrario, perché c'è la distribuzione tra il 18 e il 21, no? Di chi, come vi dicevo, ha fatto solamente il primo punto e puntava a quello, e poi ci sono dei voti di solito belli per chi prova a fare il resto, con una certa, per un certo numero di persone, no? Per carità, questo qui, se questi sono 12, la somma di questi dal 22 al 29 è di più, no? Quindi c'è una certa fetta di persone che ha dei voti intermedi perché magari ha cominciato a fare quello che chiamate punto 2, però non è riuscito ad arrivare fino alla fine. A me non piace questo, mi piacerebbe che questa parte qua sia più cicciona, fosse più cicciona e questa parte qua fosse molto più magra, no? Però questo dipende da voi. Ovviamente piacerebbe che fossero tutti qua sul 30, ma questo purtroppo non sempre è possibile. Ok, questo è un pochino è lo scenario generale sul corso. Se avete bisogno di noi durante il corso, o anche dopo, perché poi durante il corso normalmente ci si vede tre giorni alla settimana, quindi se c'è bisogno di chiedere qualcosa è più facile, questi sono i riferimenti a cui potete trovare i tre docenti di questo corso. Poi li conoscerete via via, già Andrea domani pomeriggio e Alberto mercoledì mattina.
Domande? Allora, se non ci sono domande, cominciamo 10 minuti prima di fare la pausa a conoscere l'ambiente in cui programmeremo per tutto il corso. E questo ambiente è JavaFX. JavaFX è una libreria grafica che è stata introdotta da Oracle parecchi anni fa, ormai sono 4-5 anni fa. Non è famosa, non è diffusa come le librerie diciamo così, più diffuse precedenti, ma è molto più, diciamo, moderna come impostazione, come utilizzo. Tra l'altro riprende molte cose della programmazione web come concetti, come impostazioni, e tutto sommato la trovo un buon compromesso, perché è facile da imparare, crea delle applicazioni relativamente gradevoli, moderne, e quindi anche se non è la più usata al mondo, o non ancora perlomeno, la Oracle sta cercando di spingere, ma fatica in qualche modo a allargarsi, no? un nuovo toolkit, una nuova libreria, sta cominciando a diffondersi. Allora, quindi noi abbiamo scelto in questo corso di usare questo toolkit. Come è fatto? Quali sono i concetti principali? Adesso, come prima lezione, è finito Eclipse qua. Creeremo un'applicazione molto scema, fatta così. Adesso la creiamo da zero, io ve la faccio vedere funzionante, e poi cercheremo di capire come costruirla. No? Questa è l'applicazione che ho chiamato Conta Lettere, questa è la finestrella del nostro programma in cui devo scrivere una parola, ad esempio lunedì, e se schiaccio il bottone Conta, sotto mi dice che la parola lunedì è lunga 6 caratteri. Tanta scienza. Questo è il nostro primo programma, ci arriveremo, no? Ovviamente devo fare attenzione, perché cosa succede se non scrivo nulla, oppure scrivo più di una parola? Ovviamente devo andare, il programma dovrà gestire, no, dei casi particolari, degli errori. È una finestra, quindi questa finestra si può ridimensionare o non tanto bene, purtroppo, lasciare i buchi sotto, no? Posso qua dentro fare copia e incolla, non c'è problema, no? Come in tutte le applicazioni, cioè ci dà già una serie di caratteristiche di base che ci aspettiamo da qualunque programma grafico, da qualunque, e questo te lo dà già la libreria. Noi dobbiamo semplicemente imparare a metterci dentro questa finestra gli elementi giusti. Noi abbiamo un contenitore che è una finestra che contiene delle cose, contiene un testo qua, contiene un bottone, contiene una casella di testo, contiene una casella di testo più grande. Quindi l'applicazione è fatta di elementi grafici e questi sono facili, e di un comportamento associato a questi elementi. Comportamento che alcune volte è predefinito, cioè quando seleziono il testo e schiaccio cancella, il testo si cancella. Questo lo fa lui da solo. È il blocco di testo che sa comportarsi così. Quindi ogni elemento grafico ha una serie di comportamenti predefiniti, suoi, nativi, a cui io non devo pensare, ci pensa la libreria grafica. Ma poi ho una serie di comportamenti che ho programmato io. Cioè quando io col mouse passo sul bottone conta, vedete che cambia un po' colore, no? Si evidenzia. Quando lo premo cambia ancora colore, viene il bordo, eccetera. Questi sono comportamenti suoi. Ma poi quando l'ho cliccato, il fatto che lui scriva deve inserire una parola, invece ovviamente non può essere un comportamento predefinito, perché dipende da che cosa deve fare la mia applicazione. Quindi in questa applicazione grafica ci sono elementi grafici, ciascun elemento grafico ha un suo comportamento, ma io posso arricchire questi comportamenti con del mio codice.
che gli faccia fare, che faccia fare l'applicazione ciò che serve a me. Quindi questa è un pochino la filosofia. Vado a capire quali sono le azioni dell'utente che devo intercettare per poter fare qualcosa che sia coerente con la logica dell'applicazione. Allora, per arrivare qui dobbiamo un attimo capire i vari pezzettini, i vari ingredienti. Allora, questa è una finestra. Questa finestra, dal punto di vista della programmazione, quindi ciò che diciamo da adesso in avanti sono i nomi delle classi della libreria JavaFX che ci permette di creare queste finestre. Questa finestra è composta di tre parti, di tre tipi di oggetti, che sono elencate qua. Uno stage, una scena e dei nodi. Allora, stage e scena ce li togliamo dai piedi molto rapidamente, perché di fatto nel tipo di applicazione che abbiamo noi saranno ridotte al minimo, cioè uno stage e una scena. Lo stage corrisponde alla finestra che contiene l'applicazione. La scena corrisponde al contenuto di questa finestra. Quindi immaginatevi un po' che lo stage sia tutta questa finestra qua, quella che possiamo ridimensionare, la finestra di Windows o di Mac, se usate il Mac. Questo viene rappresentata dall'oggetto stage. Stage usa una terminologia teatrale, no? Il palcoscenico. Il palcoscenico è la finestra. E lo spettacolo che va in scena dentro questo palcoscenico è appunto la scena. La scena è il contenuto della finestra, quindi ciò che sta dentro la finestra. E che cos'è una scena? Beh, una scena è composta da un insieme di nodi. I nodi sono questi. Questo è un nodo di tipo etichetta, questo è un nodo di tipo campo di testo, questo è un nodo di tipo bottone, questo è un altro nodo di tipo etichetta e così via. Quindi la scena è composta di tanti nodi. Questi nodi sono di tanti tipi diversi, ovviamente impareremo a conoscerli. L'insieme dei nodi viene assemblato in una scena e la scena viene collegata a uno stage. Cioè, nel momento in cui aggancio una scena a uno stage, rendo visibile l'insieme dei nodi che compone la scena all'interno di una finestra. Le operazioni di creazione dello stage e della scena sono facili, si fanno una volta per tutte nel main. Il grosso del lavoro nostro ovviamente è quello di lavorare con i nodi per riempire questa finestra col contenuto che interessa a noi. Di questa libreria, quindi queste classi, ci sono due fonti essenziali di riferimento dove trovate l'informazione che serve, la documentazione. Questa è quella, a questo link, quindi teniamole sempre, ovviamente la documentazione di riferimento non si impara a memoria dalla A alla Z, no? È lì di riferimento quando serve. Però teniamola presente, quando cerchiamo qualcosa, il primo luogo in cui andare a cercare è nell'API opportuna. Quindi il primo è quello ufficiale della Oracle, quindi è teoria qua, dove ci sono nella libreria JavaFX tutti i package, all'interno dei package tutte le classi, ma di queste ovviamente noi dovremmo conoscerne probabilmente solamente una decina, è abbastanza grande, ampia questa libreria, ma non ci serve tutto. Però se ci serve qualcosa è qua, su JavaFX. E vedete che tutte le classi stanno all'interno di package che iniziano con JavaFX punto qualcosa, quindi non è Java ma JavaFX punto. E poi da poco c'è un tizio che si è preso tanta pazienza e ha costruito dei diagrammi delle classi di tutto Java 8, ma in particolare anche di JavaFX. Quindi se vogliamo vedere, ma attenzione, non mi ricordo bene come sono fatti, com'è la classe scena, allora lui fa vedere che la classe scena magari è composta dai nodi e i nodi hanno queste proprietà, eccetera, eccetera. E quindi ce lo fa vedere in modo navigabile, grafico. Ad esempio, poi lo vedremo tra un attimo, l'insieme dei nodi che ci possono essere all'interno di una scena. Qui ci sono dei diagrammi che ci fanno vedere sia il diagramma di ereditarietà, sia poi le proprietà dei singoli nodi. Quindi questi due siti sono utili come riferimento quando vogliamo capire cosa fa un certo nodo, in che relazione è messo con gli altri e così via, quali sono i metodi utilizzabili, eccetera.
Quindi, dicevamo, una scena contiene dei nodi, e quali sono questi nodi che ci posso mettere dentro questa scena? Ho una famiglia molto ampia di nodi disponibile. Io qua ho riportato in questo albero i più importanti, ovviamente non si legge, si capisce solo che sono tanti, e si capisce che ci sono alcune gerarchie. Questo nodo qua si chiama parent, parent come genitore. Un nodo parente significa che può contenere altri nodi al suo interno. E poi ci sono invece gli altri nodi che sono sotto control, che sono i controlli, i bottoni, le caselle di testo, la casellina di spunta, il menu a discesa, eccetera, eccetera, tutti gli elementi a cui siamo abituati. Quindi alla fine il grosso dei nodi sono divisi in due grosse famiglie: i pannelli, che sono un tipo di parent, si chiamano pane, che sono dei contenitori. Sono contenitori di vari tipi. Cos'è un contenitore? È qualche cosa che ci permette di organizzare il layout degli altri nodi. Cioè, io voglio, esempio semplice, che parola, la casella di testo e il bottone siano in fila, sulla stessa riga. Allora li metto in un contenitore che li allinea orizzontalmente. Il contenitore che li allinea orizzontalmente si chiama H-box. H sta per orizzontale, box sta per scatola. Inscatolami questi controlli in modo orizzontale. Se io invece voglio impilare le cose una sotto l'altra, come ad esempio questa riga qua e questa casella di testo grande, sopra i bottoni, sotto, allora li impilo in verticale. Allora metterò questi due elementi all'interno di una V-box, vertical box, che è questo nodo qua. E così via. I pannelli ci danno, sono nodi invisibili, che però organizzano la disposizione, il layout, degli altri nodi. Decidono come gli altri nodi sono organizzati visivamente. E poi ci sono i controlli, che sono i singoli elementi. Quindi qua sono tanti, perché effettivamente come elementi di interfaccia grafica ce ne sono tanti possibili. Poi li vediamo, tutti questi controlli, tutti questi pannelli li possiamo vedere nel nostro Scene Builder, dove a sinistra c'è l'elenco, nel menu di sinistra, poi dopo l'intervallo impariamo a usarlo, nel menu di sinistra ci sono l'elenco di tutti i nodi che possiamo utilizzare nelle nostre applicazioni. La prima voce di questi nodi sono i contenitori. Quindi i contenitori sono di vari tipi, tra cui dicevamo l'H-box che vi ho citato prima, la scatola orizzontale, l'impilamento orizzontale, l'impilamento verticale, poi ovviamente ci sarà la griglia, in cui dispongo di elementi per riga e colonna, e così via. Ci sarà il modo di disporli in cui c'è un centro principale, ci sono degli elementi intorno e così via. Quindi ci sono dei nodi che ci aiutano a definire le regole di posizionamento degli altri nodi, e poi ci sono gli altri nodi veri e propri. Questi controlli, c'è il bottone, la casella di spunta, il menu a discesa, l'immagine, l'etichetta, la barra dei menu, la barra di progresso, la scroll bar, eccetera, eccetera. Tutti gli elementi, il campo di testo, l'area di testo, una tabella di dati e così via. Quindi noi abbiamo queste due grosse famiglie di contenitori e di controlli, combinando i quali riusciamo a costruire le nostre interfacce. A titolo di esempio, ma poi tanto lo ricostruiamo da zero, quel programmino di prima l'avevo disegnato così,
adesso poco purtroppo 1024 non si riesce a. Ho una finestra che era un cosiddetto border pane che contiene al suo interno un'etichetta conta lettere che è il titolo e poi nella parte centrale contiene una V-box, un impilamento verticale di due cose. Una è un H-box, un impilamento orizzontale di che cosa? Di un'etichetta, di un campo di testo, di un bottone. E poi sotto questa narra di testo, che è qua. Quindi si tratta di prenderci la mano, noi abbiamo contemporaneamente una vista ad albero, qua sul pannellino di sinistra, di come è strutturata la nostra interfaccia e a destra abbiamo la vista 2D, no? Del layout risultante che ne salta fuori. Quindi con questo è molto facile creare e mettere insieme delle interfacce che abbiano già, come dicevo, tutti i comportamenti predefiniti. Quindi il bottone sa già fare il bottone, la casella di testo sa già fare la casella di testo. A questo bisognerà solamente aggiungere il comportamento che ci serve nella nostra applicazione specifica. L'ultima nota, se qualcuno di voi ha già provato a costruire delle applicazioni grafiche, che ne so, usando cose tipo Visual Basic o Access, cose di questo genere, in cui era abituato a ragionare per pixel. Ah, questo qua lo devo fare largo 22 pixel, devo spostarlo un pixel più su, un pixel più giù, ah, caspita, è tutto storto, devo allinearli, eccetera. Qui non esiste nulla di tutto ciò. O meglio, se volete farvi del male, potete. C'è l'anchor pane che vi permette di mettere le cose dove volete, dando le coordinate. Ma normalmente non lo usiamo. Noi usiamo un layout logico. Diciamo, questo sta dentro questo, questi sono allineati in questo modo e così via. Il calcolo dei pixel, di quanto deve essere largo o stretto, lo facciamo fare a lui. Non dobbiamo impazzire noi a allineare. Perché? Ma anche perché se poi uno allarga la finestra o la stringe, l'interfaccia deve adattarsi. E si ricalcolerà con questi nodi contenitori che hanno al loro interno degli algoritmi di ricalcolo, si ricalcolerà le dimensioni in funzione della dimensione della finestra, in funzione della dimensione del font di chi sta usando il vostro programma e così via. Quindi questo ci permetterà di evitare tantissimi casini del posizionamento fine delle interfacce perché abbiamo questi container che fanno il grosso del lavoro per noi. Dobbiamo solo imparare noi a ragionare in modo logico, di contenimento logico, gerarchico e non semplicemente lo metto 2 pixel più a destra, questa frase qua cerchiamo di non dirla. Ok, vi ho fatto venire un po' di curiosità, spero, o non lo so, quindi dopo l'intervallo costruiamo insieme questo programma, partendo da zero.